sono Jessica Restechini, ho 35 anni, sono un'attrice e ho avuto il cancro. Questa è la mia storia. Ciao ragazze, come state? Avete visto la rubrica Domande di Plastica? Se volete rimanere aggiornate su tutti i miei video, cliccate la campanella e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Eccomi qua, tutta bella sudata. Perché? Perché come avete visto dal post che ho fatto praticamente su tutti i social, non mi ero sentita molto bene, avevo avuto questo calo fortissimo, non riuscivo più a fare nessun tipo di esercizio, mi sentivo sempre stanca, non stavo proprio bene. Allora ho chiamato il medico mi ha detto di provare a fare questa cura con degli integratori di magnesio, potassio e carnitina. Oggi è il terzo giorno, devo dire che martedì e mercoledì non sono riuscita a fare assolutamente nessun tipo di esercizio, la cosa mi ha dato anche un po' fastidio, proprio perché oramai sono abituata a muovermi un po'. Oggi sono uscita alle 8 meno un quarto del mattino e sono andata a correre. Sono riuscita a fare un chilometro in più che non avevo fatto lunedì, che ne avevo fatto uno in meno rispetto al mio solito, e ho fatto anche gli esercizi. Devo dire che ho avuto un momento in cui ho detto "Dio, non ce la faccio, mi gira un po' la testa". Solo che non lo so, mi sono detta "Dai Jessica, magari è solo una questione psicologica in questo momento, perché sì, non stavo benissimo". Però sentivo che potevo farcela. Ho le gambe stanchissime, ho le gambe davvero stanche. Comunque è assurdo, fa un caldo pazzesco, ragazze. Io non riesco a fare praticamente niente, mi sento sempre spossata. Voglio un pochino di fresco. Ieri ha piovuto, speriamo che oggi piova ancora e che piova un po' anche domani. E che non venga un'afa pazzesca come viene di solito dopo la pioggia. Ragazzi, ho sentito che tante di voi si sentono stanche, spossate, che non hanno voglia di fare niente, vi capisco, però dobbiamo cercare di reagire in qualche modo. Quindi io adesso continuerò un po' questa cura, vediamo un po' come funziona. Venerdì mi risento con il medico e vediamo un po' che cosa mi dice. Nel mentre, mentre volevo preparare tutta la mia attrezzatura per fare il video, ho rotto il LED che adesso è appoggiato su un tavolo, ecco perché io sono seduta per terra davanti a una porta. Mai una gioia, santo cielo, me ne capita sempre una. Ah, vabbè. E mentre salutiamo questo LED che non so se riuscirò a rimontare perché si è rotto proprio l'aggeggino per montarlo all'adattatore della camera, speriamo di riuscire a farlo, se no ci toccherà prenderne un altro. E che dobbiamo fare? Ragazze, a volte capitano queste cose qui, a volte capita di non stare bene, di non sentirsi in forma, ma noi non dobbiamo mai mollare, mi raccomando ragazze. E sentite, fatemi sapere un po' se anche voi magari avete provato una cura di integratori, se magari siete andate a fare qualche esame, se state facendo i follow up, se li avete ripresi, fatemi sapere un po' come state, raccontatemi un po', va bene? E mi raccomando, andate a vedere le mie playlist dove ci sono tutte le interviste ai dottori che ho fatto in questi 2 anni. Inoltre è partita la nuova rubrica Domande di Plastica, domande, le vostre domande che io faccio a Pietro Loschi. Ne abbiamo registrate già un po', voi mi raccomando su tutti i social e anche su YouTube, se volete mettete l'hashtag Domande di Plastica e io poi le farò a lui per voi. Va bene? Un bacione a tutte, forza!